La preghiera del mattino. Soccorsi al momento opportuno. La pace del Signore sia con tutti voi. Desidero leggere dalla parola di Dio un brano molto conosciuto, ma che può aiutare ciascuno di noi in questo momento così difficile per arrivare alla presenza del Signore pur con cuore appesantito ma ripieno di una meravigliosa fiducia in colui verso cui ci stiamo rivolgendo. Dice la parola di Dio nella lettera agli Ebrei al capitolo 10 verso 19: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato di acqua pura. Riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Una parola molto bella che ci invita e ci incoraggia ad entrare alla presenza di Dio in libertà. La libertà, una parola molto pesante, una parola che condiziona di chi non è libero, di chi è ancora schiavo, di chi è prigioniero. La libertà è una condizione, indica la condizione di colui che può disporre autonomamente di se stesso, senza vincoli che gli impediscano atti o movimenti o limitino la sua facoltà di decidere, di agire, secondo volontà o coscienza, entro i limiti stabiliti ovviamente da una legge o dalla legge, o comunque riconosciuti validi dalla comunità di appartenenza. La parola libertà, molto impegnativa, parola che non conoscevamo prima per esperienza, perché schiavi, perché legati, perché non liberi. Non avevamo libero accesso di andare alla presenza di Dio. Non eravamo liberi dalla schiavitù del peccato. E quando non abbiamo la libertà, la reclamiamo, a volte in modi anche non legali, a volte in modi violenti, ma pur di possederla, pur di averla, siamo disposti ad ogni cosa e in certi casi anche a dare la nostra vita pur di possedere o di avere la libertà. Quando poi invece la raggiungiamo, la possediamo, spesso la trascuriamo. Qui abbiamo un brano in cui l'intervento di Gesù nella nostra vita ci procura la libertà che prima non avevamo di andare alla presenza di Dio e poter comunicare con Lui, parlare con Lui, godere della Sua presenza, essendo entrati in quel luogo che ci era prima precluso. Non avevamo alcuna libertà di poter entrare in quel luogo. Venuto Gesù, Egli ci ha offerto, dopo averla conquistata sulla croce, questa meravigliosa libertà.
Prima non l'avevamo, ora ce l'abbiamo. Ma ora purtroppo, come avviene spesso nelle cose che realizziamo nella nostra vita, che prima non possedavamo, non sono totalmente apprezzate. Perciò, insieme, di pari sentimento, accostiamoci con vero cuore, con piena certezza di fede, non per presentare una lista di spesa, ma per onorare, glorificare, dare gloria al nostro meraviglioso Dio che in Cristo Gesù ci ha offerto questa meravigliosa libertà. Egli ha inaugurata per noi, offrendoci, dopo averla conquistata questa via, offrendoci gratuitamente la libertà non solo di percorrerla, ma di arrivare anche dove Lui è presente, nella sua meravigliosa gloria. Possa Dio benedirci e insieme di pari sentimento vogliamo presentarci in questo meraviglioso luogo liberamente. Grazie a Gesù. Che Dio ci benedica.